Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come scegliere il target corretto per il nostro flight controller. Infatti, quando facciamo l'aggiornamento firmware, se scegliamo un target sbagliato, la scheda potrebbe non funzionare e potremmo non essere più in grado di utilizzarla. Quindi sapere qual è il target giusto per la nostra scheda è una cosa fondamentale. Assicuriamoci di avere i driver del flight controller installati. In descrizione vi lascio il link su dove trovarli. Colleghiamo la scheda e clicchiamo su Connetti. A questo punto andiamo nel tab CLI e digitiamo Version. Ora abbiamo tutte le informazioni che ci servono. Qui è specificato il tipo di firmware installato, appunto Betaflight. Questo è il parametro che interessa a noi, il target. In fase di aggiornamento dobbiamo scegliere quello che c'è scritto qui. Qui a fianco abbiamo la versione del firmware, 3.3.2 in questo caso. Ora che conosciamo il target, possiamo anche disconnettere e aggiornare la scheda. Quindi scendo verso il basso fino a trovare CL Racing F4 e lo seleziono. Scelgo l'ultimo firmware disponibile e faccio partire il flash. Ora provo a muovere la scheda, perfetto, è tutto a posto. Torniamo su CLI e digitiamo ancora Version. Come vedete, il nuovo firmware è installato. Questo era il mio tutorial su come scegliere il target corretto per il nostro flight controller. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.